Cherry, di tu alla mamma, per favore, di non aspettarmi per pranzo. E dove vai? Perché non pranzi con noi? Il fratellone sta andando dalla sua amante segreta. È così? Che cosa, papà? Stai scherzando? La Cherry credulona! Non hai capito che zia Sky adora prendere in giro le persone? Semplicemente ho del lavoro da fare a scuola. Mi trovo con tutti gli insegnanti per organizzare le lezioni dopo le vacanze. E tra l'altro devo scappare, sono piuttosto in ritardo. Che fai? Te ne vai senza dare un bacio alla piccola Angie? No? No, assolutamente. Ciao piccolina, ci vediamo dopo. Sono Ehi, sì, che bello, sei venuta a fare colazione con noi! Strano, mi pare scotti un po'. Ali, a mamma non sembra, sei troppo apprensivo. Dai, vai, non ti preoccupare. Beh, sì, forse hai ragione. Ciao, Izzy. Ciao, Liam, stai andando? Sì, vado a scuola, ci sarà anche Isabel. Oh, beh, salutamela. Oh, Angie, hai starnutito! Non è che si è raffreddata? Poi lo dirò a Rory, non ti preoccupare. Già, è un'ora che si sta facendo quel bagno rilassante. Beh, Charlie, novità per il camper? Ah, sì, Izzy! Basta solo confermare ed il camper è nostro. Volevo prima sentire anche le altre, ovviamente. Beh, sono sicura che andrà bene a tutte, visto che è la nostra unica chance di fare delle vacanze decenti. Hai delle foto, dai, voglio vederlo. Vieni con me, ho il cellulare in camera. Forse Liam aveva ragione. Ma io non me ne intendo di queste cose. Sarà meglio dire tutto a Rory, magari non è nulla. Ma certo, è solo un piccolo raffreddore, povera Angie, vedrai, ti passerà subito. Oh. Quindi tu e Liam lavorerete a stretto contatto. Ovviamente le vostre materie sono complementari. Beh, certo, lo capisco, io insegnerò musical e lui musica, ovviamente. Ecco il ritardatario. Stavamo parlando di te. Scusatemi, è che... Beh, sapete, con una bambina piccola, insomma, non riuscivo ad alzarmi dal letto. Questa è la verità. Liam, non ti preoccupare, lo sappiamo come vanno queste cose. I bambini piccoli non ti fanno dormire, Già, ho dormito poco. Questa notte Angie era molto agitata. Strano, perché di solito è buonissima. Non ti preoccupare. Stavamo dicendo a Isabel che voi due lavorerete a stretto contatto. Che cosa? Noi due? Perché? Liam, sembra quasi che non ti faccia piacere. Tu insegnerai musica e lei musical. Sono due materie complementari. Quindi io e Downtown ora pensavamo di cambiare aula. Noi abbiamo altre cose di cui discutere, mentre voi dovete programmare gli spettacoli dell'anno scolastico. D'accordo. Beh, buon lavoro. Buon lavoro, mi raccomando. Organizzate qualcosa di grandioso. E così, siamo soli, eh? Già, a quanto pare. E dai, Liam, non ti mangio mica, su. Dobbiamo imparare a collaborare. Senti, vedila così. Questo è un nuovo inizio. Trattami come se non ci conoscessimo, se ti crea meno imbarazzo. Sì, ma non è possibile trattarti come se non ci conoscessimo. Sei la madre di mia figlia, ricordi? La figlia che mi hai tenuta nascosta? Già, effettivamente forse è un po' più complicato del previsto. Ma dobbiamo riuscirci, Liam. Io ho bisogno di questo lavoro. E anche tu. D'accordo. Beh, io sarò professionale, non ti preoccupare. Che ne dici di spostarci al cinema? Ti va? Isabel, ti ho appena detto che sarò professionale. E tu? Mi proponi di andare al cinema. Limitiamoci alle cose di lavoro. Liam, ma cosa hai capito? Al cinema stanno dando Grease. Io adoro quello spettacolo e so che lo adori anche tu. Ma avrei giusto bisogno di rinfrescarmi un po' la memoria. Vuoi proporre alla scuola il musical Grease? Sì, perché? Non ti piace come idea? No, anzi, a dir la verità, lo trovo fantastico. Ok, allora se al cinema danno Grease, andiamo. In fondo, per il musical, cosa c'è di meglio che guardarlo direttamente al cinema o a teatro? Non si può di certo imparare sui libri. Finalmente vedo che andiamo d'accordo. Andiamo su o perderemo lo spettacolo. Rory, ho cambiato Angie. Io ora però devo andare, ho un appuntamento. Un appuntamento? E con chi? Ah, beh, in realtà lui ancora non lo sa che abbiamo un appuntamento. Ma sto per andare da lui, da Brian. Oh,
Rory, mentre cambiavo Angie, mi sono accorta che è un po' calda. Non me ne intendo molto, ma prova a sentire anche tu, Rory. Non vorrei stesse male. In effetti, un po' è calda. Oh, poverina, ma si è raffreddata. Già, temo di sì. Che cosa facciamo, Rory? Ah, ora chiamo la sua pediatra, non ti preoccupare, è bravissima. Mi dirà lei che cosa fare. Tu vai al tuo appuntamento, non appuntamento, ok? Ok, ma chiamami per qualsiasi cosa, d'accordo? E corro qui. Tengo il cellulare a portata di mano. Vai, hai bisogno anche tu di divertirti. E poi io ho appena finito con il computer. Che cosa stavi facendo? Beh, tra poco potrò ricominciare a lavorare. Sai, mi mancava tantissimo. E ho scritto una mail alla New DC. Quella nuova fabbrica qui in città, è la fabbrica più grande. Stanno ancora cercando personale, per mia fortuna. No, Rory, spero tanto che ti prendano. Anzi, sono sicura che sceglieranno te. Sei la migliore in informatica. Modestamente, lo so. Ma di che cosa si occupano? Hai detto che è una fabbrica. In realtà è una fabbrica un po' particolare. Hanno diverse sezioni. Io ho fatto domanda ovviamente per lo sviluppo tecnologico. Ma ci sono molti scienziati. È una bella realtà, credimi. Innovativa. Con grandi ideali. Allora è proprio il posto che fa per te. Ehi, chiamami se la piccolina ha bisogno d'aiuto. Ciao, Angie. Vado da Brian. Ma piccola Angie, vorrei mica farci preoccupare. Ah, c'era bisogno di popcorn e coca? Brian, ho capito che è una cosa di lavoro, ma nulla vieta di renderla più gradevole. Adoro i popcorn. Non ti preoccupare, non te ne darò neanche uno se non li vuoi. No, scusa, sono stato un po' scorbutico, lo ammetto. Ma questa situazione è un po' strana, insomma, non vorrei che Rory fraintendesse. No, Liam, rilassati. Di che cosa hai paura? Che ti salti addosso? Guarda che non lo farò. Già, hai ragione. Quindi, scusa il mio atteggiamento, ma è un po' difficile fare come se nulla fosse. Non è facile, ma proviamoci, d'accordo? Sarà meglio togliere la suoneria dal cellulare. Grazie per avermelo ricordato. Ti ricordi? Già, te l'ho ricordato apposta. Che mi ricordo? Che quando eravamo più giovani al cinema, tu facevi sempre suonare il telefono e io mi vergognavo tantissimo. Già, è vero. Quel camper sembra fantastico, ma ci sarà abbastanza spazio per tutti. Insomma, in quanti siamo? Siamo io, te, Ops, Fresh, zia Sky e Carlos, giusto? Sì, perché alla fine la mia amica Rebecca non viene perché si è lasciata con Carlos e non mi vuole vedere visto che mi ritiene la responsabile, cosa che non sono. Comunque, siamo in sei. Ma sarà fantastico. Ascolta, dobbiamo preparare qualche addobbo per il camper, per renderlo natalizio. No, Natale sarà già passato per quando andremo in montagna. Allora, che addobbo possiamo mettere? Voglio renderlo nostro. Festeggeremo Capodanno, quindi qualcosa di allegro, luminoso, luci a volontà. Ho già in mente qualcosa. Ho il negozio perfetto. Andrò da Tiger. Troverò sicuramente qualche gingillo. D'accordo, allora tu ti occuperai delle decorazioni. Aspetta, ma se tu ti occupi delle decorazioni, chi si occupa del cibo? Ti farò una lista delle cose da comprare. Possiamo portare le cose essenziali. Immagino non ci sarà una gran cucina per sperimentare. Limitiamoci alle cose basilari, pasta, zuppe. E poi, andremo qualche volta al ristorante, no? Ma sì, e potremmo anche fare qualche grigliata sulla neve. Io non so grigliare. Magari Carlos sì. Proverò a chiedere. Ma tanto lì vicino c'è Brian. Brian è capace. Quindi di sicuro possiamo chiedere a lui. Sono emozionata, Cherry. Non vedo l'ora. Ok, ma io devo proprio dirtelo. Non riesco a stare zitta e a tenere la bocca chiusa. Forse sbaglio, ma sei mia sorella, non posso tenerti questo segreto. Di che segreto stai parlando? Ancora? Che cosa c'è? Ok, riguarda Ops e Alec. Si sono messi assieme? Sì, come fai a saperlo? No, ho tirato ad indovinare. Ma perché non me l'ha voluto dire? L'altro giorno al dinner caffè le ho anche detto che io ho messo una pietra sopra. Insomma, non volevo ci fosse imbarazzo tra noi due. Ho capito che loro due si amano e semplicemente mi sono fatta da parte.
Moisi, davvero mi dispiace. Ops vuole tenere il segreto perché ha paura di rovinare la nostra amicizia, ma le ho detto che è una sciocchezza. Tu non provi nulla per Alec. Beh, questo non è propriamente vero. Sei ancora innamorata di Alec? Beh, Charlie è stato il mio primo ragazzo e non posso dimenticarlo così, perlomeno non posso comandare il mio cuore. Ma ho accettato la cosa e non cercherò di conquistarlo. Beh, sono felice di sentirtelo dire, Izzy. Per me l'amicizia è la cosa più importante. Lo so, e io non voglio rovinarla, assolutamente. Oltretutto, Alec ha fatto la sua scelta, quindi non vedo che problema ci sia. Beh, Charlie, comunque ti ringrazio per avermi detto la verità. Sai, le cose tra noi due sono cambiate e mi piace come sono le cose ora. No, Izzy, siamo sorelle. Ora vado, vorrei incontrare Isabel. Oh, d'accordo, sì. È una buona idea uscire con Isabel. Beh, Izzy, ci sentiamo più tardi. Ciao! Sai, sei davvero bravo a capirci qualcosa. Ma sei anche appassionato di macchine, vedo, oltre che skate. Esattamente, sono macchine radiocomandate. Sai, fanno anche le gare con queste. No, non mi dire, che forza! Allora, quando usciamo? Cosa? Quando usciamo? Oh, ma cosa hai capito? Intendevo dire quando usciamo da qui e mi fai provare lo skate. Non pensare male, lo so che hai la ragazza. Oh sì, giusto, che sciocco. Dove volevi andare? Beh, questo me lo devi dire tu. Ti ho detto che non so nulla di skate. E poi sono pure nuova della città, perciò proponi tu un posto carino dove io possa imparare. Sono tutta orecchi. Beh, ok. Beh, mentre ci pensi, volevo dirti che a Capodanno potremmo sperimentare anche lo snowboard, no? In fondo skate e snowboard non sono simili. A Capodanno? Io sono in montagna a casa di Jenny. Lo so, è per questo che te l'ho detto. Io e le mie nipoti, beh, e le loro amiche, abbiamo preso un camper. Saremo le tue vicine di casa? Cosa? Oh, fantastico, che bello! Ho sempre sognato viaggiare all'avventura su un camper. Ma Blair non me lo permette. Cioè, lei non verrebbe mai. È una tipa molto sofisticata. Non dovresti lasciarle rovinare i tuoi sogni. Beh, sai, se vuoi, nel nostro camper possiamo stringerci un po' e farti spazio. Beh, c'è anche Blair, ovviamente. Non posso lasciare Blair a casa di Jenny e io venire con voi sul camper. Beh, spero che verrai a trovarci almeno. Beh, certo, ovvio. E poi c'è Izzy. Vorrai darle gli auguri di Capodanno, no? Ma sì, assolutamente, assolutamente, ovvio. Allora hai visto? Il tuo sogno si sta avverando a metà. Verrai sul nostro camper. Ah, mi insegni ad andare sullo snowboard. E chi ti ha detto che sono capace? Ne dai, per me sei capace, lo vedo che sei un tipo in gamba. Sky, mi fai arrossire, non so cosa dire. Dici che sono troppo diretta? Oh, me lo dicono tutti, in effetti. È che non ho peli sulla lingua, dico quello che penso e non riesco a starmene zitta. Non ci posso credere ancora tu qui. Possibile che ti trovo sempre nel garage del mio ragazzo? Ma è un piacere anche per me vederti, Blair. Blair, che modi! Ora che mi sono liberata di Cherry, devo avere sua zia tra i piedi. Scusate. Rory! Rory, cosa succede? Arrivo immediatamente. Scusa, Brian. Angie sta male. Cosa? Ehi! Blair, possibile che devi essere sempre così scortese? Ne pensa che mi sono anche trattenuta. Adoro Chris, è sempre fantastico. Dobbiamo proprio portarlo come musical. Aspetta un attimo. 10 chiamate da Rory. Scusami Isabel, ma devo proprio chiamarla. E ci vediamo, ok? Ok, ciao Liam. Izzy mi ha cercata. Izzy, scusa, mi avevo il silenzioso. Che cosa? Ma certo, vengo immediatamente. Scusa, Rory, ho spento il telefono per lavoro. Corro immediatamente.
Per Capodanno allora sei sicura di non voler venire con me da Jenny? Scusami, so che è ridicolo chiedertelo perché odi Jenny e beh, è comprensibile dopo quello che è successo con Cherry, ma io dovevo chiedertelo perché muoio dalla voglia di fare Capodanno con te. Si dà il caso che faremo Capodanno assieme. Abbiamo trovato una soluzione. Noleggeremo un camper, potremo parcheggiarci ovunque, anche sotto casa di Jenny. Beh, spero di no, proprio lì sotto. Comunque saremo vicini di casa di vacanza. E quindi, beh, Capodanno possiamo farlo assieme, insomma. Potremmo fare una festa in giardino sotto la neve, riscaldarci con dei falò, che ne so. Potremmo pensare a qualcosa, no? Sul serio? Ma è fantastico! Così staremo assieme e starò anche con Sebastian. Non volevo lasciarlo, sai, avevo anche pensato di fare il Capodanno con te, ma avevo preso un impegno con Sebastian. Non mi sembrava carino lasciarlo da solo, insomma, all'ultimo minuto. Ok, non sarebbe stato solo, ma hai capito cosa intendo. Ma certo, assolutamente, è per questo che io e le mie amiche ci siamo tanto sforzate di trovare una soluzione. E poi, beh, penso che la zia di Cherry e Daisy abbia un debole per Brian. In effetti è stata sua l'idea del camper. Deve tenerci davvero molto a fare Capodanno con Brian. Beh, Brian e Blair hanno la sua età, no? O mi sbaglio? Vorrà anche dei coetanei alla festa. Ma hai ragione, non ci avevo pensato. Eh? Sebastian e Jenny. Ciao! Alec, ciao! Sediamoci qui. Cosa? Sebastian con Jenny? Alec, guarda, non ne sapevo nulla, ma sai che, insomma, escono sempre assieme. Ora mi sente. Ops! Ops, no! Cosa vuoi fare? Sebastian! Ops, cosa c'è? E Jenny! Cosa vuoi? Ma non vi vergognate! Oh no, posso sotterrarmi? Dove mi nascondo? Che figura, davanti a tutto il locale. Perché dovremmo vergognarci, Ops? Sta difendendo la sua amica, Cherry. Guarda che tra Cherry e Sebastian è finita, può uscire con chi vuole. Non avete un minimo di ritegno. E tu, Sebastian, come puoi pensare che Cherry sia incinta? Vergognati di pensare questa cosa! Dovresti conoscere Cherry! Beh, quel messaggio parla chiaro. Ops, comunque non sono affari tuoi, non ti intromettere! Mi intrometto e come? Perché lei è la mia migliore amica! E non permetto che un ragazzo pensi quelle cose di lei! Lei non se lo merita! E tu, Jenny, dovresti vergognarti! Lo so come hai fatto a far leggere a Sebastian quel messaggio! Non si fa! Oh, l'amichetta di Cherry vuole insegnarmi le buone maniere! Scusa se l'ho fatto, chiedo perdono. Oh, mi sto innervosendo, sembro Cherry in questo momento! E comunque, Jenny ora è la mia ragazza. Che cosa? Tu! Oh, non ci credo! Alec, andiamocene! Oh, ancora? No! Sua ragazza! Ti prendo una salvietta. Grazie, Sebastian. Non voglio più vederle quelle. Ma non sapevo di essere la tua ragazza. Diciamo che volevo chiedertelo, ma forse questo non è il momento più adatto con te ridotta in queste condizioni. Oh, va benissimo, chiedimelo lo stesso. Ok, mi aspettavo una situazione più romantica, diversa. Chiedimelo lo stesso. Beh, Jenny, vuoi essere la mia ragazza? Sì, lo voglio. Izzy, la tua chiamata mi ha sorpresa, scusa se non ti ho disposto, ma ero al cinema con Liam, beh, per lavoro, non pensare male. In effetti, Liam c'entra con quello che ti voglio chiedere, perché, beh, tu hai amato Liam, giusto? Assolutamente sì, l'ho amato. Come potrei non averlo amato? Abbiamo avuto te, Izzy. Sei nostra figlia. Ecco, a me sta capitando una cosa simile a quella che è capitata a te, Liam e Rory. Tu eri la migliore amica di Rory. Eppure hai avuto una storia con il suo ragazzo. Vorrei capire perché. Insomma, l'amicizia è più importante dell'amore. O mi sbaglio? Beh, Izzy, è davvero complicato dare una risposta perché sono due forme d'amore. Amavo tantissimo Liam, ma anche Rory. E beh, alla fine li ho persi entrambi. Se c'è una cosa che ho capito da tutto questo è che nascondere le cose non è mai la soluzione. Anzi,
Sarebbe stato meglio parlarne all'epoca e probabilmente le cose sarebbero finite in modo diverso. Magari sarei ancora amica di Rory. Beh, ecco, il fatto è questo, che il mio ex ragazzo, Alec, ora è insieme alla mia migliore amica, Ops, e... la verità è che io provo ancora qualcosa per lui, ma mi voglio fare da parte, perché, beh, Ops è mia amica. Beh, ascolta, Izzy, di sicuro posso dirti questo. Alec era il tuo ex ragazzo, quindi vi siete lasciati, è finita, in qualche modo, questa storia. Beh, sì, mi ha tradita con Ops. Ok, non è finita nel migliore dei modi, ma comunque è finita. Lui ha dimostrato chiaramente di preferire Ops. Per me, Izzy, lui non è il tuo principe azzurro, non può esserlo. Il tuo principe azzurro deve ancora arrivare. Fossi in te, lascerei perdere Alec e mi concentrerei sull'amicizia. Di sicuro il tuo cuore batterà per qualcun altro. Tu dici, perché finora non mi sono innamorata di nessun altro. Ma certo, Izzy, devi solo avere pazienza e vedrai che arriverà anche per te il vero amore. Ma tu hai dimenticato Liam? O provi ancora qualcosa per lui? Beh, scusami. Cherry? Cherry? Che cosa? Angie in ospedale? Assolutamente, arriviamo subito. Isabel, puoi accompagnarmi in ospedale? Ma certo, stiamo arrivando.